passione ce l'abbiamo nel sangue da generazione. Il ciliegino per noi resta il prodotto in eccellenza, rappresenta come produzione più del 70% di quello che noi produciamo. Nel 74-125 è la versatilità che ha nei vari periodi produttivi. E siamo soddisfatti dalla qualità, dalla quantità e anche dalla consistenza, dal gusto, da un grado brick che si parla da 7, 8, anche punte di 9 raggiunge, e dal long shelf life che ci consente di poter dare al consumatore un prodotto che non vada a deperirsi in poco tempo. Questo ciliegino ha un colore brillante, potete vedere la compattezza del grappolo, la consistenza che ci permette di far sì che rimangano inalterate le caratteristiche del prodotto fino alla tavola del consumatore finale, e oltre a questo è facile da produrre per noi agricoltori. Quest'anno abbiamo passato delle temperature insolite, siamo arrivati fino a meno 3, 3 e mezzo, e ha resistito molto molto bene, ha fatto un bel test quest'anno 74-125. Ernesto Kaiser lo usiamo perché ci dà una maggiore sicurezza per affrontare l'inverno rispetto a una pianta non innestata. La semina è stata fatta il 5 o il 6 di settembre, ma andrà raccolta fine gennaio, primi di febbraio. Il 74-125, nella stessa altezza di pianta, abbiamo maggiori palchi di grappoli con minore lavoro, ci dà maggiore produttività. Infatti l'apice vegetativo è ancora in vigore, va bene. È una pianta che già ha internodi molto corti e come vediamo i grappoli si attaccano l'un l'altro, perciò abbiamo minore lavoro e maggiore produttività. Già risparmi a livello di manodopera. Il rugged è molto più robusto, dei sepali molto carnosi e aperti, che nei periodi che qui andiamo già a maggio, che ci sono troppe temperature alte, questo si mantiene molto verde e molto vigoroso. Quindi la cosa bella di questo prodotto è che ha un'eleganza particolare, il ragade è la base fondamentale che ti fa vedere l'indice di freschezza. Il sepolo che porta è molto carnoso, duro, ha una durata nel tempo importante. Gli internodi sono corti, quindi il grappolo è compatto. Nonostante abbiamo avuto questa annata difficilissima, non presenta nessuna anomalia di spaccatura. Questo è il 74-125, come ben notate c'ha dei sepali e del rachide molto robusto, i frutti molto attaccati l'un l'altro, belli ravvicinati. Le altre varietà sono molto più larghe, meno robusti i sepali, meno robusti anche il rachide. Questo è un prodotto che secondo me andrà a suscitare molto interesse alla grande distribuzione, è molto carnoso, molto succoso, ha un gusto particolare, molto dolce. Se diamo un prodotto buono è normale che il cliente tornerà a richiedere il ciliegino ed è normale che preferirà il prodotto italiano anziché quello estero ed è normale e spontaneo che tornerà a comprare il ciliegino perché l'ha trovato buono. 74-125 riesce a mantenere tutte le caratteristiche per tutto il ciclo di distribuzione per più di un mese e ci permette di far sì che i nostri clienti siano tutti soddisfatti. È da parte della Rick Zuan che ci ha dato la possibilità di poter provare delle varietà su cui è risultata la migliore. Dolce. Ma li mangio tutti, mi li mangio, così, au, au.